traversa all'incrocio dei pali. Un gol pazzesco! Amici di Sport Italia, appassionati di pallamano, buon anno e ben ritrovati nuovamente in compagnia della Federazione Italiana Gioco Handball. Riprende il nostro ciclo di trasmissioni, riprendiamo alla grande tanti gli argomenti che tratteremo nel corso di questo primo appuntamento del nuovo anno. Intanto saluto Diego Strappini, capitano del Cingoli, che ha raggiunto i nostri studi, grazie per aver accolto il nostro invito. Saluto a Matteo Aldamonte, reduce da una proficua esperienza in Croazia della nazionale azzurra, delle nazionali italiane, perché insomma in quella parte d'Europa tra Croazia e Slovenia abbiamo disputato partite molto importanti per il movimento. Io partirei proprio con la nazionale maschile, che ha affrontato in rapida successione Montenegro e Croazia, due sconfitte ma indicazioni importanti, soprattutto dalla seconda gara, Matteo. Soprattutto nella partita contro la Croazia, mentre in quella col Montenegro, dopo un primo quarto d'ora, l'Italia si è un po' spenta. Contro la Croazia davvero una grande partita degli azzurri di Riccardo Trillini, al cospetto di una squadra che domani esordirà nei campionati mondiali di Germania e Danimarca. Vediamo il servizio e poi ne parliamo. Guardare al futuro con ottimismo, prendendo atto delle proprie difficoltà, dei punti su cui lavorare con decisione e partendo dall'entusiasmo e dalla fame dei propri giovani. All'Italia l'amichevole della Zatica Arena di Poreč davanti a 3.800 spettatori è conclusa sul 28-20 per la fortissima Croazia, annunciata protagonista ai campionati mondiali, ha detto questo. All'Italia la serata di Poreč dice che c'è spazio nei modi giusti per inserire già da ora i suoi millennials vincenti e dice che il tempo di Parisi, di Moretti, Bulsamini, di Arcieri, di Ebner tra i pali è giunto e che sono loro ora e più che mai a dover prendere per mano l'Italia dell'immediato futuro. Come sempre accade, il weekend concluso dalla nazionale maschile in Croazia ha lasciato spazio per riflessioni, considerazioni, spunti che guardano inevitabilmente agli impegni di aprile contro la Slovacchia, vero banco di prova nelle qualificazioni a Euro 2020. Sì, perché gli slovacchi, squadra proveniente dalla fascia 3, sono l'avversaria più abbordabile tra quelle riservate dal sorteggio agli azzurri, ben tenendo a mente che le altre due, Ungheria e Russia, seppur non da favorite, ci saranno ai mondiali al via oggi. A Poreč per la prima volta Riccardo Trillini ha gettato nella mischia i gemelli Marco e Simone Mengone, entrambi del 2000, e l'ancor più giovane mancino Thomas Bortoli, classe 2002. Sarebbe avventato dichiararli pronti per quando ci sarà in palio qualcosa, ma sarebbe eccessivamente prudente anche considerarli troppo acerbi. Questa generazione può già prendersi minuti internazionali e restituire risposte interessanti allo staff tecnico. Contro la Slovacchia l'Italia dovrà confermare la invidiabile compattezza difensiva messa in evidenza da Argentine, eccezionale contro Dubnyak e compagni, e dal duo Parisini-Bulsamini, non nuovo invece a prestazioni autorevoli nel cuore della difesa azzurra. Ma più di tutto, più delle accortezze tattiche, dove l'Italia ha già dimostrato di saper essere al pari anche di squadre ben più quotate, quella da superare sarà l'ansia da risultato, la pressione dell'avere qualcosa da perdere. Facile a dirsi e decisamente meno all'atto pratico, questo è ovvio, ma la fiducia attorno a questa squadra è tanta quanta ne basta per arrivare ad aprile con la giusta serenità d'animo e con la carica di chi, in cuor proprio, sogna di diventare grande. Allora Diego, non era certamente la partita contro la Croazia quella giusta, l'occasione giusta per ritornare al successo per la nazionale azzurra, però insomma è stata una partita che ha riservato veramente grandi emozioni. Sì, ci sono stati degli spunti importanti e sicuramente una prestazione del genere contro una squadra come la Croazia deve essere un punto di partenza per la nostra nazionale e non deve essere considerata un punto di arrivo. Rispetto alle gare disputate in precedenza sicuramente si sono visti molti miglioramenti e questo dà buona speranza per noi che siamo anche i primi tifosi di questa nazionale, che speriamo che possa fare sempre meglio. Sensazione poi avvalorata dalla presenza in squadra di tantissimi giovani che dovranno necessariamente rappresentare l'ossatura per il futuro. Sì, infatti secondo me quella scelta, la strada scelta dal direttore tecnico Trillini è quella giusta, nel senso che abbiamo moltissimi giovani interessanti di valore, come abbiamo visto i millennials quest'estate. E anche in questi giorni, perché certo, vincere in Slovenia contro una squadra forte come la nazionale Slovenia a quei livelli è indicativo di un valore assoluto. Certo, e dobbiamo dare merito a questi ragazzi e cercare di premiarli
e dobbiamo essere i primi a credere in loro, e secondo me facendoli giocare così in pianta stabile in prima squadra nella nazionale possono veramente migliorare ancora tanto. Male, o possiamo dire non propriamente bene contro il Montenegro, molto bene contro la Croazia, insomma è un'Italia da due volti quella che si è presentata a Porez. Sì, anche perché a mio avviso contro il Montenegro il primo quarto d'ora era stato splendido, un po' perché Ebner ha parato tutto quello che c'era da parare, ma questa ormai è una costante di questa nazionale, ma un po' perché poi le rotazioni diciamo che hanno portato forse a venir meno alcuni automatismi che c'erano magari con Turković, con giocatori che giocano in nazionale in pianta stabile, quindi forse il Montenegro poi ha avuto vita più facile. Invece contro la Croazia avevamo effettivamente il sangue agli occhi e quindi anche in fase difensiva Argentin a mio avviso è il giocatore su cui Riccardo Trillini vorrà e dovrà organizzare la difesa di questa nazionale anche contro la Slovacchia, e tutti i giocatori si sono esaltati anche giovani, probabilmente pagato lo scotto contro il Montenegro erano ormai contro la Croazia erano entrati. Hai intervistato Riccardo proprio Riccardo Trillini, ascoltiamolo. Tirando una linea nel prepartita avevamo detto di tirarla senza considerare questa partita, ma per come l'abbiamo giocata dobbiamo considerare anche questa partita. Tiriamo una linea. Allora, io traggo una grande conclusione da tutte queste esperienze, che noi dobbiamo arrivare più preparati alla prima partita, perché tutte le prime partite che facciamo dal torneo, dai tornei o dalle qualificazioni le giochiamo evidentemente sotto tono. Chiaramente tutte le nazionali hanno i problemi che si ritrovano all'ultimo momento, ma forse dobbiamo organizzare prima delle amichevoli, entrare già con la testa in partita prima della prima partita. Insomma, Riccardo Trillini che applaude alla prestazione offerta contro la Croazia e trova anche, diciamo così, una spiegazione, una motivazione alla partita non brillantissima contro il Montenegro. Contro la Slovacchia però sarà partita vera, ci saranno punti in palio, manca ancora un po' di tempo, però è giusto cominciare a lavorare in quella direzione, giusto? Sì, sicuramente già Riccardo starà pensando sicuramente a quella partita, e anche i giocatori che sono in pianta stabile nella nazionale sicuramente già inizieranno a studiarla e a capire come si potrà fare quella che potrebbe essere quasi un'impresa, no? Quasi una, almeno cercare di disputarla ad armi pari e magari, perché no, portare a casa un buon risultato. Grande avversario dello scorso fine settimana, ovvero Lino Cervar, invece già in clima, in vigilia di partita di esordio ai mondiali. Intanto per lui, insomma, confrontarsi e affrontare l'Italia rappresenta sempre, insomma, una giornata particolare, un momento particolare. È un volto storico, no? Della pallamano italiana, l'unico allenatore a portare la nostra nazionale ai campionati mondiali, quello che l'ha allenata ai campionati europei, si prepara a un nuovo campionato mondiale con la sua Croazia, con cui ha vinto tutto negli anni 2000. L'abbiamo ascoltato in un'intervista che poi potrete trovare completa, naturalmente, su Pallamano TV. In questa pallamano, nella pallamano che si è venuta a creare nel panorama europeo, soprattutto come diceva lei che si è venuto a creare adesso, c'è ancora spazio per nazioni che dalla parte bassa del ranking possono risalire? Forse in questo l'europeo a 24 squadre può aiutare? Sì, questa anche è buona decisione. Io devo anche accennare qui un momento che Italia con allievi si è qualificato in gruppo A. Questo è un grande sorpresa. Ho proprio parlato con il presidente europeo, signor Widerer, che dice: guarda, l'Italia fa progressi. Allora vedo con nuova dirigenza, con tutti questi entusiasti, anche la gente che lavorava ai miei tempi con me, e mi fa piacere che Pallamano ha tutte le possibilità, in un'azione che ha 60 milioni di persone, che può molto fare progresso, e questo fa bene Pallamano generale in Europa, che si dà possibilità molto più squadre nazionali come stimolo, come voglia di andare avanti, per investire anche in questo sport. Per me questa è buona decisione di Federazione Europea, ottimo, e anche pensano a fare anche il mondiale, anche più squadre, per dare proprio possibilità e sviluppare pallamano anche in paesi che non erano così conosciuti. E che è possibile, perché io molto credo nel lavoro, se si lavora bene, se esiste entusiasmo, anche sapere, anche consultare la scienza, che si può fare anche progressi in paesi che adesso in questo momento forse non hanno questa autorità, ma possono fare progressi. Beh, sarà interessante poi seguire
l'intervista integrale su Pallamano TV. Cosa rappresenta Cervar in Croazia? Matteo, sei rimasto letteralmente... Sì, è illuminante veramente, sì, vederlo muoversi. Veramente è un personaggio quasi più richiesto dei giocatori, quasi più acclamato dei giocatori. Ma del resto è l'allenatore che ha portato la Croazia, che tra l'altro, lo ricordiamo, è una nazione giovanissima, a vincere tutto, a vincere medaglie d'oro alle Olimpiadi, e quindi è di fatto una bandiera veramente in Croazia. Per il movimento della pallamano italiana è comunque un riferimento, anche per chi non ha avuto, come te immagino, l'occasione di poterlo conoscere dal vivo, no? No, non ho avuto mai questo onore, diciamo, però è un modello di riferimento. Sì, è un personaggio importante per tutta la pallamano, anche per quella italiana, per quello che ha fatto. Sicuramente è un personaggio importante. Bene, poi ha speso parole davvero molto incoraggianti, credo anche molto sincere nei confronti del movimento italiano. Questo non può che farci piacere. Intanto a lui tocca giocare i mondiali, Matteo. E non in un girone facile, perché come detto esordirà domani contro l'Islanda, mondiali che si aprono oggi. Entriamo subito in clima, vediamo il promo e poi ne parliamo insieme. Sono 24 dunque le squadre che scenderanno in campo in 6 città tra Germania e Danimarca, 4 in Germania compresa la Lanxess Arena di Colonia, e la finale si giocherà a Herning in Danimarca, 6 impianti, nessuno sotto i 13.000 spettatori, il che è garanzia di... È sold out da tempo. Esattamente, di come da quelle parti intendano la pallamano, anzi handball back home, abbiamo detto, perché la pallamano torna a casa. Effettivamente Germania e Danimarca, la pallamano nasce a Flensburg, quella moderna, Flensburg è al confine tra la Germania e la Danimarca. E quindi l'abbiamo detta tutta. Vediamo i gironi, vediamo soprattutto quello che ci aspetterà in Italia, perché c'è una grande novità. Questi sono i raggruppamenti, avremo subito partite molto interessanti. La Croazia che incontra la Spagna nel suo raggruppamento, abbiamo detto di 24 squadre. La Francia è campione in carica ma non ha Karabatic, dunque non parte con i favori del pronostico. La Croazia ha la sua stella invece, che ritrova, è Domagoj Dumniak, che si era infortunato invece negli ultimi campionati europei, e questa è la novità, questa è la novità. Pallamano TV e Sport Italia per la diretta del 27 gennaio, la finalissima, trasmetteranno in diretta 10 gare in totale di questi campionati mondiali. Si comincia il 14 con la sfida tra la Russia, avversaria dell'Italia peraltro nelle qualificazioni ai campionati europei del 2020, e la Germania, padrona di casa, in diretta. E poi lo vediamo nel palinsesto Germania-Francia-Spagna-Croazia, 4 partite nel main round, il 27 invece la finale alle 17.30 in diretta su Sport Italia. E dunque la grande pallamano su Pallamano TV e su Sport Italia, ennesima dimostrazione di quanto la Federazione Italiana Gioco Handball abbia interesse a promuovere questo fantastico sport tra gli appassionati, ma anche tra coloro i quali non sono stati ancora completamente affascinati dalla pallamano. Le partite, insomma, c'è il sito, potete seguire in diretta i vari avvenimenti. Ora ci fermiamo, la linea alla regia, alcuni comunicati commerciali, poi ritorniamo di studio per parlare del campionato italiano che riprende dopo la lunga pausa natalizia. Il tennis non ti basta mai? Affrettati allora! Riapre la biglietteria per gli internazionali BNL d'Italia 2019. Non perdere tempo. Visita il sito internazionalibnlditalia.com e acquista anche tu il tuo biglietto. Internazionali BNL d'Italia. Sorridi. È tennis. Allora, Diego. Esaurite le vacanze, insomma, state lavorando già da un po' di tempo, al pari di tutte le altre squadre, sia della 1 maschile che femminile, che dei campionati di A2. Si riparte con quali ambizioni, nello specifico, le ambizioni del singoli? Sicuramente la nostra ambizione è raggiungere la salvezza in quest'anno. Attualmente siamo penultimi, quindi diciamo che nel girone di ritorno dovremo fare qualcosina in più. Anche se effettivamente pensiamo che forse abbiamo raccolto qualcosina a meno di quello che abbiamo seminato, perché ci mancano dei punti tipo contro Bressanone, oppure anche contro Bolzano in casa l'abbiamo buttata via agli ultimi minuti, sempre tenendo conto che stiamo parlando del Bolzano come avversario. Certo. Comunque siamo convinti che abbiamo i mezzi necessari per raggiungere la salvezza.
Abbiamo preso anche un nuovo acquisto che sicuramente ci aiuterà. Vincoletto da Loriago, sì. Che ci aiuterà anche numericamente a girare meglio la squadra. E ecco, noi pensiamo di avere i giusti mezzi e speriamo di metterli in pratica al meglio possibile. Assolutamente sì. Si riparte con la caccia al Bolzano, no Matteo? Esattamente, in un turno che possiamo vedere con l'aiuto della grafica, il prossimo, quello in programma sabato, che è molto importante perché è l'ultimo della regular season del girone di andata naturalmente e che definisce le otto che vanno alla Final Eight di Coppa Italia, con ancora quattro squadre in corsa. Siena si gioca punti importantissimi in casa del Gaeta, Siena in pole position assieme a Cologne che affronta Bressanone in uno scontro diretto, quella è una partita molto importante, come c'è ancora in corsa il Merano che però tornerà in campo il 31 gennaio perché il Fasano ha Donoso convocato ai mondiali con il Cile, dunque si torna in campo a fine mese. Questo è il quadro, trasferta complicata per Cingoli che va a Trieste, che si è rinforzata, ha preso Ivic, giocatore serbo. I temi della giornata nel servizio che la regia può proporci, poi ragioneremo ancora con Diego Strappini del Cingoli. A un mese esatto dall'ultima giornata giocata, smaltiti i postumi delle festività di fine 2018, la Serie 1 si rituffa nel campionato e lo fa nella maniera più impattante possibile, con l'ultima giornata di regular season decisiva per definire il tabellone dei quarti di finale della Coppa Italia in programma inizio marzo a Trieste. In ballo per un posto, l'ultimo, classifica alla mano, ci sono quattro squadre, a partire da Siena e Bressano ne appaiate, a 11 punti e che si dividono al momento l'ottavo posto. Lo scontro diretto dà ragione agli altoatesini che non possono però fallire la gara contro Cologne, staccata di un punto e ugualmente in corsa per arrivare fino a Trieste. Tutto questo tenendo in considerazione l'impegno non facile di Siena in trasferta contro Gaeta, scontro salvezza ad alta tensione, ma anche opportunità per la banda di Alessandro Fusina per centrare un traguardo storico al primo anno di attività del club toscano. L'unica sicura del proprio piazzamento è Bolzano, capolista e irraggiungibile dalla Cassano Magnago, ma i pensieri di Turkovic e compagni sono ben altri. Al Palagesteiner arriva con Versano che ha chiuso l'anno nel peggiore dei modi, perdendo contro Merano in casa e che proverà a candidarsi ancora con forza per essere l'antagonista principale della squadra allenata dal croato Vorsek. Respirare ad alta classifica anche il Pressano in trasferta sul campo del fanalino di coda Bologna. I felsinei hanno raccolto molto meno di quanto atteso, motivo per cui possono rivelarsi avversaria arrabbiata ed insidiosa per i ragazzi di Dumnic, al contrario galvanizzati dalla Supercoppa vinta a fine anno. Due ulteriori spunti sabato, il debutto del neo acquisto serbo Milosevic nelle fila della Tri Estel Chiarbola contro Cingoli e la sfida per nulla scontata tra il Cassano Magnago del duo azzurro Moretti Bortoli e Unfondi, che ha chiuso l'anno vincendo 4 delle ultime 5 partite. C'è grande equilibrio, no? In questo campionato, primo campionato unificato dopo diverse stagioni, insomma, caratterizzate dai tre gironi. Sì, è un campionato molto equilibrato, l'abbiamo evidenziato anche noi. Ma quando parliamo di equilibrio, consideri anche il Bolzano nell'equilibrio o tendi a pensare al Bolzano come insomma un po' fuori dalla mischia? Sicuramente leggermente fuori, ma non la vedo così tanto fuori, anche perché ci sono state poche partite che ha vinto con tantissima differenza reti. La maggior parte delle partite anche del Bolzano si sono concluse con una leggera differenza. Insomma, quindi, l'esempio di Cingoli. Esatto. Quindi ecco, sicuramente è la squadra che ha più esperienza e sicuramente è quella che arriva al finale di partita. Forse anche quella che ha la rosa più lunga, no? Esatto, infatti arriva a fine partita nella maniera più fresca possibile, perché mentre noi ad esempio giochiamo più o meno sempre con gli stessi set effettivi, Bolzano può cambiare giocatori, certo, con più facilità. Intanto la regia ci può proporre la classifica, perché è importante, Matteo, stabilire la griglia della Final Eight, no? Le prime otto, c'è ancora incertezza sia per l'accesso alla Final Eight vera e propria, sia per quanto riguarda poi la suddivisione, il piazzamento finale. L'unica certa di esserci e di esserci da prima in classifica è il Bolzano, perché non per il resto può accadere ancora, veramente può accadere di tutto. C'è un posto, come dicevamo, perché sette sono stati di fatto assegnati, se lo giocano Siena, Bressanone, Cologne e Merano, che sono raggruppate nel giro di un punto. E poi sì, effettivamente sarà molto importante vedere come si piazzeranno le squadre, perché ricordiamo che la griglia è bloccata, la prima affronta l'ottava, la seconda, certo, la settima e così via, e poi si crea il tabellone, e vedere per esempio Fasano lì nel mezzo significa già per esempio un quarto di finale. È una mina vagante che infatti è piazzata lì. Occhio poi insomma a quella che sarà la terza posizione, con Versano, Pressano,
Insomma, possiamo giocando... dire che sarà probabilmente la Final Eight più bella degli ultimi anni, già così a vedere la classifica. Eh sì, perché sarà poi specchio fedele, no, Diego, certo, dell'equilibrio sostanziale che ha caratterizzato questa prima parte della stagione. Sì, sicuramente ci sarà tanto equilibrio. Mi ricordo anche la Coppa Italia l'anno scorso, che è stata vinta da Bressano. Io credo che sia stata quasi una sorpresa, no? Perché tutti vedevano il Bolzano favorito, il Conversano lo stesso, perché era giocato, certo, a Conversano, e è uscita la sorpresa Bressano. Sì, Bressano che forse arrivò anche un tantino più fresco all'appuntamento finale. Ricordiamo che Bolzano affrontò in rapida successione prima Fasano e poi... Altro merito del girone unico questo, quello di, esatto, aver riportato di fatto poi una griglia basata su come, sull'evolversi, no, della regular season. E poi se pensiamo proprio al grande equilibrio, Trieste, che attualmente al settimo posto, se non vado errato, giocherà in casa a favore del Palachiarbola, non sarà, insomma, una sorpresa, ecco, certo, dovesse poi arrivare fino in fondo. Quindi, insomma, ci sarà da divertirsi, ma questo accadrà a marzo. Ora, certo, intanto c'è un turno di campionato che ci attende, così come nel massimo campionato femminile, che invece è già al giro di boa, già terminato il giro d'andata, e si gioca sabato la prima giornata del girone di ritorno. Esattamente, con 3 giornate da giocare prima della Final Eight di Coppa Italia, quindi propedeutiche, no, a quella, certo, che sarà la Final Eight, ma è tutto aperto anche nella corsa alla pool playoff. Il servizio. Nuovo anno e giro di boa per la regular season della Serie A1 femminile. Primo turno del girone di ritorno a meno di un mese dalla kermesse della Coppa Italia, con una classifica che, seppur spaccata in due, rende ancora estremamente interessanti le lotte per il primato e per un posto in pool playoff. Con la capolista bressanone spettatrice sabato e impegnata il giorno dopo contro Casalgrande nel Match of the Week in diretta televisiva su Sport Italia, proveranno a mettere pressione alle altoatesine le finaliste dell'ultima Supercoppa, Salerno e Oderzo. Le campionesse d'Italia si spostano alla Palaboschetto, dove lanceranno la sfida all'Ariosto Ferrara. Per l'Oderzo, che in settimana ha festeggiato i riconoscimenti personali di Duran e Meneghin come miglior straniera e miglior portiere del 2018, confronto interno da prendere con le pinze contro una Leonessa Brescia tutt'altro che appagata dal quinto posto attuale. Trasferta per l'altra veneta del campionato, il Dossobuono, obbligato a vincere sul campo di Reno per difendere il quarto posto dagli assalti delle inseguitrici. La classifica poi parla chiaro. Flavioni Cassano Magnago, quinta gara in calendario e sfida decisiva per la permanenza in Serie A1. Allora, Diego, stai seguendo, immagino, insomma, non con la stessa attenzione il massimo campionato femminile, peraltro Cingoli ha anche una grande tradizione dal punto di vista femminile, con, sì, il team, la quota rosa, no, del vostro club, esatto, che peraltro aveva anche guadagnato sul campo la promozione in massima serie. Che ne pensi? È un campionato lì molto più equilibrato, no? Soprattutto per probabilmente il titolo finale, perché ci sono 3 squadre che sembrano in questo momento avere tutte le stesse identiche possibilità. Intanto, se posso fare un accenno al Cingoli, volevo dire che è stato un dispiacere per la società non, certo, poter, certo, scrivere la società femminile, e capisco anche le ragazze che giocano, immagina, hanno raggiunto il risultato sul campo. Certo. Parlando invece della classifica, sì, ci sono queste 3 squadre più o meno che sono appollaiate nelle prime 3 posizioni, a differenza del maschile, dove c'è il Bolzano, certo, che, certo, è capolista solitaria. Vedremo alla fine chi avrà la meglio. Io, da quello che ho visto, secondo me, Oderzo, io quest'anno ci punterei con maggior fiducia. Insomma, punti una fiche su Oderzo. Sì, se dovrei vedere la registrazione degli atti, okay, poi la ritroveremo e la risponderemo a maggio. La rivedremo. Comunque, è importante, insomma, ti sei sbilanciato, hai avuto anche sotto questo aspetto coraggio. Vediamo intanto, vediamo, partirei dal prossimo turno, Matteo, perché peraltro proprio il campionato femminile sarà interessato dal Match of the Week questa settimana, no? Ci trasferiamo in casa della capolista attuale, Bressanone, che affronta la Casalgrande Padana. Non è una partita scontata, al di là delle differenze di classifica, perché ricordiamo che Casalgrande si è rinforzata con l'arrivo di Irene Fanton. È uscita, mi pare, molto bene proprio dall'ultima partita. Esatto, con una scia abbastanza, sì, positiva. Vedremo se la squadra di Lassoli... Furlanetto, farà, poi, che si è riconfermata come miglior giocatrice del italiano. 2018, ma dietro, naturalmente, nessuno vorrà perdere terreno. Salerno va in casa dell'Ariosto Ferraro, partita non semplice, e Oderzo riceve la Leonessa Brescia. Dietro, occhio alla trasferta in casa dell'Eno per il Dossobuono, perché anche l'Eno è una squadra temibile. Chiude poi Flavioni Cassano Magnago, che classifica alla mano, è uno scontro salvezza. Ed è una partita, credo, molto interessante anche per un altro motivo, no? Perché ritorna a giocare in Italia Bianca del Balzo, che è una delle
giocatrici di punta della nazionale azzurra alleata da Neven Rupez, che è ritornata in Italia dopo l'esperienza in Polonia al Pogon. Vediamo la classifica, così andiamo a focalizzare ancora meglio la situazione. Ricordiamo che, a differenza del campionato maschile, accedono alla seconda fase della stagione, dunque ai playoff scudetto, solo le prime sei, Matteo. Sei squadre per la pool playoff. E non ci saranno semifinali. E non ci sono, di fatto non ci sono playoff, si va direttamente poi in finale scudetto per le prime due classificate della seconda fase, ovvero la pool playoff. Sarà una pool davvero molto interessante, perché alla fine tra Bressanone, Oderzo e Salerno molto probabilmente, ma non trascurerei neanche il Dosso Buono, insomma qualcuna ci rimarrà davvero molto male. Allora, dobbiamo dare gli appuntamenti per il fine settimana e poi ci riserviamo una chiusura con Diego, Matteo. Grafica, perché la ripresa dei campionati significa il ritorno di Diretta Handball, e allora sabato pieno con tutte le gare dei campionati di A1 maschile e A1 femminile in diretta, e poi domenica naturalmente il Match of the Week 17:15, solito orario, in diretta su Sport Italia, Bressanone Casalgrande. Velocissimo, lunedì si torna direttamente ancora in diretta su Pallamano TV, iniziano i campionati mondiali con le nostre dirette. Assolutamente sì. Senti Diego, ancora una battuta sul tuo team, sul Cingoli. Mi pare che la qualità di gioco, questa vi è stata in qualche modo riconosciuta un po' da tutti gli addetti ai lavori del vostro team, e dunque del lavoro fatto da coach Rocelli, sia appagante, non ha prodotto ancora grandi risultati, ma è questa la strada giusta? Sì, secondo me questa è la strada cercare giusta. Cercare di fare punti necessari, punti salvezza attraverso il gioco. Sì, perché noi lo conosciamo molto bene. Abbiamo un po' faticato all'inizio perché c'erano dei giocatori nuovi che ancora non avevano assimilato bene certi meccanismi. Ma se noi prendiamo le partite dalle prime di quest'anno fino alle ultime che abbiamo giocato, si sono visti dei miglioramenti che sicuramente continueremo a vedere nella seconda parte della stagione. E poi ogni anno Cingoli tiene a battesimo una grande promessa della pallamano italiana. L'anno passato Arcieri, protagonista peraltro proprio nella partita contro la Croazia, quest'anno con le Luri. Ci spendi una parola su questo baby fenomeno portiere? Andrea, in primis è un bravissimo ragazzo e secondo me diventerà un grande professionista, perché è un ragazzo con la testa sulle spalle. È un ragazzo che si allena molto e molto determinato a raggiungere i suoi obiettivi, e noi speriamo per lui che possa avverare i suoi per ora sogni. Mi pare che in Slovenia con la sua nazionale abbia già messo in mostra, abbia confermato, se vogliamo. Ha chiuso la porta, miglior portiere peraltro dei campionati europei di seconda divisione che avevamo vinto in estate. Diciamo che tra Collelluori e Ebner il futuro è in cassaforte. È in mani sicure, possiamo ecco, tranquillamente esatto. Chiosare. Grazie. Grazie a voi. Diego, grazie al Cingoli per aver dato a te l'opportunità di raggiungere i nostri studi, grazie a Matteo Aldamonte, grazie. Che ritroveremo domenica 17:15 sempre qui su Sport Italia per la telecronaca di Bressanone Brixen su Tirol contro Casalgrande in compagnia di Pierluigi Di Marcello. Grazie a Sabrina Alessio in redazione. È tutto per questo primo appuntamento del 2019, l'appuntamento è a giovedì prossimo. Arrivederci. All'incrocio dei pali, un gol pazzesco, rete.